Michele, Esther, questi piccoli aiutanti di Babbo Natale non ci sono mai quando ne hai bisogno. È tutto alla rovescia. Guarda, guarda, ci si mettono anche gli adulti a scrivere. Caro Babbo Natale, vincere l'assegno di ricerca, dato che ci provi da 5 anni, come posso aiutarti io? Guarda, neanche il rettore può aiutarti più. Lo sai come funziona, Simone, se non hai un amichetto. Giulia, Giulia, Babbo Natale, dammi una mano col ristorante che me lo fanno chiudere. Si chiama pressione fiscale, Giulia. Allora prenditela con quelli che è da 20 anni che non pagano le tasse in questo paese. Poi dice che i giovani non trovano lavoro. È possibile che tra tutte queste mail, queste lettere, non ci sia una letterina di un bambino? Ecco, Luca, Luca, Luca. Che cosa avrei chiesto tu? Un pallone, un videogioco? La scuola nuova che è tanto tempo che aspetto. Se potessi te la ricostruirei mattone dopo mattone. Ragazzi, però non potete contare solo su di me. Voi non sapete nemmeno se io esisto o non esisto. C'è bisogno dell'aiuto di tutti per far ripartire questo paese. Credete a me, ce la possiamo fare. Tutti i giorni però. Non solo a Natale. Natale. Ma quale Natale? Mamma mia, sta barba. Simone, stiamo a luglio con sta barba. Te l'ho detto. Cioè, non mi si riconosce neanche. Posso avere un bicchiere d'acqua? Grazie. Vabbè, ragazzi. Io mi sono conciato così. Adesso dateci una mano voi. Sostenete, riparte il futuro. Marco, la barba. Ah, la barba, sì, la rifacciamo, però ho detto, secondo me non mi si riconosce bene. Non è per il caldo che siamo a luglio e ci stanno 42 gradi. No, vabbè, vado.